l'acqua che passa qui in questo canale è dal 1700, prima del 1774. Il condotto dell'acqua, dico, questo è in cemento. Questo è fatto nuovo, questo canale prima era in legno, adesso siccome che era tutto rotto, aveva dei buchi, era marcio, allora è stato fatto in cemento dal comune di Borgo. Allora dunque quest'acqua viene dalla Val di Sella, torrente Mogio. E qui, in quella sera là, da quella sera là a questa, su questa sera viene incanalata, passa nei tubi per un tratto e poi continua aperta e porta l'acqua fino a tutto il percorso, insomma, fino giù a casa mia dove lavoriamo, che siamo gli ultimi, che prima c'erano invece. A un tempo però, tanti anni fa, c'erano degli altri edifici che lavoravano con quest'acqua. Adesso siamo noi altri solo. Nei nostri tempi, a quei tempi, non c'era come oggi la comodità della corrente, motori, eccetera. C'era sì qualche cosa, ma poco. E prima di me ancora non c'era niente. Tutti usufruivano dell'acqua. La forza principale era l'acqua. Ed è per quello che tutti quelli che avevano un'officina, una segheria, un mulino, si mettevano sempre dove potevano sfruttare l'acqua, insomma. Ci vuole sempre caduta però, che ci sia la cascata. Dipende, insomma, conforme la cascata. Se la cascata è di un metro, la ruota fa quello che può, perché la cascata è poca e allora la forza è poca. Conforme la cascata, più cascata c'è, più forza sviluppa la ruota idraulica. Ma quando c'è l'acqua normale, che mi pare che 154, 156, mi pare litri al secondo, là c'era una forza di 20 cavalli, paragonata in forza elettrica, insomma. Azionava il maglio, azionava tutte le mole, e gli apparati che c'erano diversi, insomma, apparati, e azionava tutte queste macchine che si adoperava, insomma. Dunque io comperavo il ferro, specialmente acciaio però, perché gli attrezzi da taglio sono di acciaio e non di ferro. E allora si comperava l'acciaio a Verona, oppure a Padova, dove ci sono i grandi magazzini, i diversi tipi di acciaio, e noi altri si comperava l'acciaio adatto per noi, per fare gli attrezzi da taglio. L'acciaio al carbonio, e dunque erano tutto verghe di diverse misure, 70x25, 60x20, 60x25 ancora, si tagliava il pezzo, adatto per fare per esempio una cetta di un chilo, di 1,20 kg, di 1,30 kg,
gli spiego la mia vita. Io vengo da una discendenza di fabbri, da parte di mamma e di papà. I miei nonni, mio bisnonno, mio nonno, i miei zii facevano i fabbri. E io ho acquisito quella passione, insomma, e ho voluto fare il fabbro. Suo fratello di mio padre faceva il fabbro, il fratello di mia mamma faceva il fabbro, mio cugino faceva il fabbro, il figlio di mio zio, insomma, faceva il fabbro anche lui, adesso non lo fa più. Della madre era qui, Lioli. Da parte del papà era l'ultimo paese là dentro, che dopo si arriva in Val di Tesino. Siccome che mio padre è morto, che io avevo 8 anni, dopo la mia mamma è morta, che avevo 14 anni, ero il più vecchio di 4 fratelli. Allora siamo venuti a Ole, perché qui siamo venuti con una mia zia e con un mio zio, fino ai 14 anni. Dopo i 14 anni, come dico, ho lavorato fino ai 15, poco più, da mio zio, per imparare dopo la scuola elementare. E dopo sono andato a Trento.
nel 24, sì, sono andato a Trento da un fabbro per imparare il mestiere ancora, e ho lavorato tre anni come apprendista e tre anni come praticante fabbro. Dopo finito il militare sono ritornato a Ole. Qui a Ole ho lavorato 17 anni in un'officina che facevo il mio mestiere di fabbro, e in più facevano le trivelle per forare il legno di ogni tipo. C'era 25 operai, 20-25, siamo stati anche 30 e anche qualche uno di più. Dopo, appena finito la guerra, mi sono messo per mio conto, mi sono fatto l'officina, perché la mia idea era di mettermi indipendente, di fare per conto mio. Allora ho lavorato durante la guerra, però ancora, perché io non sono andato, per fortuna non sono andato in guerra, perché avevo l'esonero come operaio che si lavorava per il governo. Ancora durante la guerra ho incominciato a recuperare, a prendere il materiale necessario per farmi l'officina. Mi sono fatto l'officina un po' alla volta, tutto l'impianto, perché me l'ho fatto tutto da solo, con qualche aiuto fuori, e ho incominciato a lavorare per conto mio. E ho lavorato fino che sono andato in pensione, anche più. Ho lavorato fino agli 80 quasi, sempre. A un tempo invece si mulava con la mola ad acqua, che era di arenaria, era di sasso, insomma. Adesso invece quelle non vanno più, abbiamo tutto mole smeriglio, e si mola di diverse grandezze, della diversa grana, più fina, più grossa, conforme che si adopera, conforme l'oggetto che si fa, insomma, la filatura che si fa. Thank you.
veniva temperato nell'olio, olio apposito per tempera che brucia poco, adatto per la tempera, non è un olio comune, è veramente, c'è l'olio apposta, insomma. Serve per dargli la bontà, per tagliare il legno, che non sia troppo duro, che non sia troppo tenero, che sia giusto, che resista per tagliare il legno. E dopo dovevo passare per le mole ancora, l'ultima rifinitura. Veniva rifinito con la mola per farlo lucidato, insomma, per lucidarlo sul taglio. Quando era finito, allora era pronto per la vendita, o a privati o a qualche negoziante che ordinavano, per esempio, ordinavano, non so, 10 roncole della tal misura, 10 manarini del tal peso, 10 dell'altro peso, da conforme manarino comune o puramente manarino per boscaiolo, che è un altro tipo, e così via. Ecco, fatto il mio mestiere perché mi piaceva e mi piace ancora, sebbene sono vecchio, mi è sempre piaciuto ancora da bambino, mi è rimasto nel sangue.